Quello che stiamo per fare in questa conversazione qui, nel nostro posto delle parole, è un percorso molto difficile, ma talmente difficile che ci è necessario, perché in questo percorso difficile tutti quanti entrano, nessuno deve sentirsi escluso. Questi sono percorsi tra letteratura e psicanalisi, e qualcuno potrebbe chiedersi: ma io che cosa c'entro con la letteratura? Forse con la psicanalisi? Ma il territorio è ora evidente, ora no, e spesse volte questo percorso è un percorso molto carsico. E Mattia Mossali, autore del saggio Storie di perdono, ci conduce in questo percorso, come dicevo poco fa, spesse volte carsico, per farci comprendere quanto siamo noi presenti in questo saggio pubblicato da Mimesis. Mattia Mossali, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci questo suo saggio. Leggo in quarta di copertina: lei è dottore di ricerca in letterature comparate, studia e insegna al Graduate Center e al City College della City University di New York. I suoi interessi di ricerca sono rivolti allo studio dei rapporti tra letteratura e psicanalisi, alle teorie dell'identità, con particolare attenzione alla prospettiva di genere e alla scrittura femminile. Ha pubblicato Cecilia Plath, La singolarità del femminile, nel 2015, e diversi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Tra l'altro, Cecilia Plath e Hughes ritornano prepotentemente anche in questo libro, ma lo capiremo fra poco, perché Mattia Mossali è in collegamento con il posto delle parole da New York. Che aria tira a New York, Mattia Mossali, prima di tutto? Siamo ancora in una situazione di emergenza, però cercheremo di fissare presto le cose, ecco, speriamo. Certamente, ci vuole tanta speranza, o meglio quella che anticamente veniva chiamata la docta spes, perché è una speranza razionale quella che bisogna avere in questo tempo. E forse anche Mattia Mossali, un po' di speranza razionale, docta spes, anche a proposito di quanto lei ci racconta nel percorso molto bello tra la letteratura e la psicanalisi, attraversando la parola perdono e non solo. Certamente sì, non si è trattato di un percorso facile da delineare, perché non è stato soprattutto facile approcciare il perdono da una prospettiva che fosse, diciamo, psicoanalitica. Ci sono certamente delle letture dietro, insomma, il mio saggio. Ci sono dei testi che riconosco come, insomma, fratelli del mio saggio. Sono sicuramente le letture di Massimo Recalcati, Clara Mucci. Peraltro Clara Mucci è stata estremamente generosa nei miei confronti, ha anche letto parti di questo saggio prima ancora che venisse ovviamente pubblicato, e proprio Massimo Recalcati dice del perdono come questo abbia difficilmente trovato diritto di cittadinanza nella psicoanalisi. Utilizza questa immagine, secondo me molto, molto evocativa, e lui personalmente rintraccia, insomma, degli antecedenti in Melanie Klein. Invece il mio percorso ha preso una piega differente, perché io invece mi sono rivolto soprattutto a una donna, ancora una volta una donna, ma a Hannah Arendt. Ho ritrovato nella filosofia di Hannah Arendt, che è una filosofia dell'azione ma anche del perdono, una filosofia della nascita, ho trovato proprio in Hannah Arendt degli spunti che mi hanno permesso proprio di iniziare a delineare questo percorso. Ecco, lei ha citato Massimo Recalcati a proposito del perdono, che nella psicanalisi non ha diritto di cittadinanza, e questa è una definizione che fa fermare la lettura, attira l'attenzione, perché sembra essere lì per stupire il lettore, come si diceva anticamente pure Patel et Bourgeois, ma non è per stupire, è semplicemente e molto profondamente nello stesso tempo l'analisi di Massimo Recalcati, qualcosa che va dentro il senso del perdono. E se dal punto di vista psicanalitico il perdono non ha cittadinanza, dove possiamo trovare la ragione di questo?
Tutto sicuramente parte da un testo che è un testo diventato oggi un classico, Lutto e Melanconia di Freud. Questo testo viene pubblicato nel 1915, è un testo brevissimo ma estremamente denso, perché in realtà, ecco, Freud scrive questo testo nel 1915 dedicato al lutto, ma in realtà lo scrive per parlare della melanconia, perché quello era il nuovo termine in gioco, quella è l'aggiunta che Freud riesce ad offrire, un nuovo termine nel vocabolario psicoanalitico. Ma in realtà Lutto e Melanconia non è solo, come dire, un testo dedicato ad un'accezione di lutto tradizionale, cioè la perdita di una persona cara, ora defunta. Ecco, non è solo questo in Freud. Freud fa una analisi dell'esperienza della perdita, e la grande, diciamo, il grande merito di Freud è stato proprio quello di voler equiparare anche, per esempio, la perdita dell'amato, quindi l'interruzione di una relazione amorosa, ad un'esperienza di perdita. Quindi questa è stata, per esempio, la grande innovazione, il grande aspetto innovativo presente nel pensiero freudiano. La parola lutto in questo caso, mi scusi Mattia Mussali, ma la parola lutto per Freud è un terreno difficilissimo, quindi se dico delle stupidaggini mi abbia la compiacenza di fermarmi, ma tornando alla parola lutto, no, non solamente la perdita fisica con la morte, ma il lutto anche del distacco amoroso, no? Ha a che fare con la mancanza, ha a che fare col desiderio, e quindi il lutto non è solamente una semplice mancanza, ma è qualcosa di molto più difficile da descrivere, da narrare, da ricercare, al di là dello studio della psicanalisi. Ma per lei com'è stato entrare in questa parola, Mattia Mussali? È chiaro che questo testo forse si evince immediatamente nei paragrafi iniziali. È un testo che presenta certamente un percorso tra quelle che sono le mie passioni, la letteratura, la scrittura femminile, la psicoanalisi, Freud, Lacan, ma è un percorso che presenta notevoli spunti, diciamo così, come dire, autoreferenziali. Tutto parte da lì, ovvero io mi sono interrogato personalmente su che cosa significhi l'interruzione di una relazione amorosa, che cosa significhi perdere l'altro nel momento in cui a quell'altro si era affidato davvero, no? Parte della propria identità, perché è questo che poi entra in gioco nelle relazioni amorose, e quindi laddove siamo posti di fronte ai traumi che le relazioni amorose comportano, e che sono principalmente l'abbandono o il tradimento. Io sono partito proprio da lì, dall'interrogazione di che cosa significa perdere l'altro e come restare in piedi di fronte a quello, perché ecco, Freud sembra dirci che tutto si risolve o con il lavoro del lutto, che è un lavoro che richiede tempo, fatica, ed è un lavoro anche di memoria, ovvero Freud dice che per far sì che il lavoro del lutto funzioni è necessario ricordare l'altro, è necessario davvero avere un'immagine dell'altro estremamente vivida nella propria mente, ricordare com'era l'altro, com'è stato il tempo che abbiamo trascorso insieme all'altro, in modo tale da creare una sorta di spazio all'interno del quale collocare l'altro, e quell'altro cadrà in una sorta poi di paradossale oblio. Laddove tutto questo non avviene, si sprofonda invece nella melanconia, ovvero si rimane attaccati all'altro, a quest'altro che noi non possediamo, non possiamo possedere, ma è lì, continua ad essere di fronte a noi. Allora noi cerchiamo di inglobarlo, cioè cerchiamo di trattenerlo in qualche modo, in qualsiasi forma esso ci si presenti. E allora io mi sono domandato, ma è possibile che la melanconia sia dopo tutto lì? Cioè è possibile che la melanconia sia solo questa sofferenza estrema e sia dopo tutto un fallimento del lavoro del lutto?
A me sembrava invece che la melanconia abbia ovviamente una sorta di familiarità col dolore, con la sofferenza, con la perdita, ma di questo dolore qualcosa si può fare. Quel dolore può fungere da una sorta di naturale contraccolpo in grado poi di istituire una nuova nascita, cioè mi sembrava che quel dolore potesse essere considerato un potenziale punto di partenza per una rinascita, e questa rinascita è ciò che tra le pagine del mio saggio prende poi il nome di perdono. Ecco. Prende il nome di perdono, però deve esserci l'elaborazione, ma qui viene il problema. In un breve scritto di Freud, Caducità, leggiamo, e qui tra le varie sottolineature, anzi parecchie sottolineature in questo saggio, mentre lei parlava, Mattia Mossali, mi è caduto proprio lo sguardo su questa frase: il lutto è un grande enigma, uno di quei fenomeni che non si possono spiegare. E poco più in là lei scrive che parlare della perdita, delle nostre perdite, significa dunque parlare di un enigma. Ecco. Se prima in apertura di conversazione parlavo di percorso carsico, qui passiamo da un percorso che non si vede a un mistero, a un enigma. In ogni modo l'enigma pone domande, ma vuole anche che qualcuno lo possa risolvere, anzi lo debba risolvere. Beh, certamente, però ecco, diciamo che c'è un aspetto, come ho detto prima, forse paradossale in tutto questo percorso, perché, come giustamente lei dice, questo è molto bello quello che lei ha detto, cioè questa idea per cui l'enigma richiede ovviamente qualcuno che lo risolva, però ecco, l'aspetto paradossale qui è che l'enigma viene risolto dalla stessa persona, cioè è questo l'aspetto paradossale, siamo noi stessi che siamo posti di fronte ad un enigma che è fondamentalmente l'enigma della nostra stessa identità, un'identità ridotta in frantumi, e a partire dalla consapevolezza di questo, da lì parte l'analisi, parte una autoanalisi e la risposta ce la dobbiamo dare fondamentalmente da noi. E non sempre noi, nel nostro essere, nella nostra singolarità, siamo capaci a darci delle risposte. O forse facciamo un passo indietro, Mattia Mossali, non sappiamo ancora nemmeno porci le domande che nella prospettiva della domanda stessa già richiama un barlume di risposte, o quantomeno un avvicinarsi alla risposta stessa, tant'è vero che questo argomento, questo territorio, questo studio è molto profondo, ce lo dimostrano i libri, i pensieri di Freud, di Jung, di Lacan, ecco. E questo libro ne è una dimostrazione, che non è un percorso semplice, l'elaborazione del lutto per arrivare alla parola perdono. Lei ha citato la parola malinconia, ecco, siccome noi, Mattia Mossali, noi ci chiamiamo il posto delle parole, e abbiamo il desiderio, forse anche il vizio, di voler inciampare nelle parole stesse, perché quando si inciampa in qualche cosa ci si accorge di quel qualcosa. Ma lei è convinto che noi sappiamo esattamente il significato della parola melanconia? Oppure la pensiamo come una parola d'antan che non ci appartenga più? Noi forse preferiamo dire depressione piuttosto che malinconia, ma è altra cosa. Sì, è altra cosa. È vero anche che quando si nominano alcune parole, qui ne abbiamo un esempio: malinconia, melanconia, anche qui è un'altra distinzione. La malinconia è uguale a melanconia. Questo è insomma un altro grande dibattito, soprattutto anche tra i traduttori, quando si vanno a tradurre insomma dei testi da lingue straniere, come si traducono determinati testi. È vero che il termine melanconia è un termine che ha una storia
lunghissima e peraltro affonda, no, le proprie radici in un terreno davvero interdisciplinare, perché è stata trattata nella storia dell'arte, nella teologia, nella psicoanalisi, nella psicologia. Oggi non è più, diciamo, non fa più diciamo così, la melanconia non è più considerata, diciamo, un disturbo no, del comportamento, o non è più considerata una malattia, laddove invece oggi si preferisce utilizzare il termine moderno di depressione. Ecco, io devo dire, proprio perché l'accento qui viene posto, e ho scelto di proprio porre il mio accento sulla singolarità, perché credo che psicoanalisi e letteratura ciò che abbiano in comune sia proprio questo, l'accento posto sulla singolarità di ogni storia. Ecco, io ho cercato di offrire diverse sfaccettature di questo termine, di questo sentimento, attraverso storie di perdono, attraverso storie letterarie, e anche qui in maniera abbastanza, diciamo così, personale, libera, andando, insomma, a chiamare in causa quegli scrittori, quelle scrittrici, quelle opere che sembravano con il loro scrivere dirmi e suggerirmi qualcosa. E allora, Mattia Mossali, entriamo in quello che è stato definito il discorso amoroso, no? E in questo discorso amoroso, dove la parola lutto, la parola malinconia, la parola mancanza, e non solo, fanno parte proprio del costrutto della storia delle persone che sono legate da un qualche cosa, no? Jacques Lacan, se non ricordo male, diceva che tutti sappiamo che non è mai capitato che due facessero uno, no? Quindi questo ci riporta a una singolarità molto importante, che forse la letteratura ci sa spiegare forse ancora meglio della psicanalisi stessa. Ecco, perché la singolarità, seppur nella dualità del rapporto del discorso amoroso, è fondamentale. Sì, io credo che quello che la letteratura dimostra, e quello soprattutto che la letteratura contemporanea dimostra, sia proprio questo, cioè l'impossibilità, come lei ricordava questa meravigliosa citazione da Lacan, cioè tutti sanno che due non può fare uno, e in una relazione amorosa si è ovviamente in due, e non si può pretendere di plasmare l'altro a propria immagine e somiglianza, non si può ridurre, questa era però anche una delle teorie di Freud, no, dell'amore, cioè una visione profondamente narcisistica dell'amore, per cui nell'altro io non faccio altro che cercare il mio aspetto più perfetto, ciò che io vorrei essere ma non sono, la mia immagine perfetta. Ecco, un amore che si poggia su queste basi è un amore destinato ovviamente al fallimento, e credo che la letteratura oggi dimostri proprio questo, cioè la letteratura, e laddove si trova a narrare storie d'amore, testimonia proprio di questo, cioè sono storie che sono fondate su una sorta, mi verrebbe da dire, di compromesso. Cercano un compromesso per far sì che la storia funzioni. Il matrimonio non è più visto come diciamo punto di arrivo o luogo in cui tutte le tensioni si acquietano. Ecco, c'è la consapevolezza per cui, no, le forme del discorso amoroso sono cambiate, perché è l'amore ad aver cambiato nel contesto contemporaneo la sua forma, assunto un significato che è ovviamente diverso rispetto al passato, e oggi l'amore poggia su una continua formazione di compromesso. Questa è la visione che mi pare alcuni romanzi suggeriscano. Ad esempio, un romanzo la farò sorridere, Orgoglio e Pregiudizio. Ecco, anche qui c'è questa storia così potente, così al di fuori del tempo, che nella prospettiva dell'essere proprio al di fuori del tempo è capace ancora oggi, e non lo dico in forma romantica, è capace ancora oggi di sollevare domande che sono adatte al nostro vivere.
Certamente, sì, ovviamente Jane Austen, no, è una scrittrice che aveva già nell'Ottocento rotto molti argini, ma ancora però, se badiamo bene in Orgoglio e Pregiudizio, ancora c'è qualche retaggio che sono i retaggi, insomma, dell'età vittoriana, del periodo vittoriano, per cui no, queste coppie tendono fondamentalmente a trovare la loro realizzazione in un matrimonio o in una proposta di matrimonio, no? Quindi ancora siamo in quel clima lì, con poi molte ovviamente differenze e genialità che sono parte appunto del genio della Austen, ma io credo che proprio oggi la contemporaneità abbia trovato delle forme molto diverse da quel filone, diciamo, vittoriano romantico che conosciamo. Ed è un filone romantico che in ogni modo sa parlare di noi nelle storie d'amore, le storie d'amore senza tempo, ma questo libro che si intitola Storia di perdono, dicevo all'inizio di questa conversazione, è un libro che attraversa le nostre vite, perché tutti quanti siamo toccati dall'amare e dall'amore, però a volte proprio in questa situazione, Mattia Mossali, noi amiamo l'altro per quello che è oppure per quello che ha, o forse per qualche cosa che ci sfugge? E qui torniamo al senso psicanalitico, no? Dello sguardo che io ho sulla persona che amo. La amo perché mi piace il suo viso o per quello che non ha? E quindi io forse ne sono parte del suo completamento, che mai ci sarà, ma forse è qualche cosa che io in una ibris amorosa riesco a pensare. Beh, certamente, ognuno di noi, come dire, pone una certa carica di aspettative, no, nella relazione con l'altro e ovviamente nella relazione amorosa. In senso psicoanalitico, ecco, poi non scendo nei dettagli, però per anche semplificare, banalizzare un po', dobbiamo comunque considerare che la nostra vita inizia con, no, una perdita. Tutti noi ci separiamo dal nostro primo grande amore, che è la madre, tanto per il bambino quanto per la bambina, no, la vita inizia laddove ci si separa dal corpo materno e si rende consapevolezza della propria individualità, anche proprio della propria fisicità come distinta da quella del corpo materno, che è di fatto un primo amore. Certamente, poi dicevo, nelle relazioni amorose, ecco, si tende a assegnare all'altro, no, il significato della propria esistenza, così come ci si illude di rivestire per l'altro il significato della sua. Ecco, però anche, ripeto, come dicevo prima, sono tutte delle premesse, come dire, naturali laddove si inizia una storia d'amore, ma nello stesso tempo devono poi essere ripensate, perché altrimenti consegnano quella relazione, quel rapporto ad un fallimento inevitabile. In amore ci deve essere, diciamo, una costante oscillazione tra dipendenza e autonomia. Sono componenti che faticano a trovare una conciliazione, però sono entrambe necessarie. Cioè l'amore è incontro, l'amore è abbandono, è dipendenza, ma nello stesso tempo non bisogna dimenticarsi di chi si è, non bisogna dimenticarsi della propria soggettività indipendentemente dall'altro, proprio perché laddove tutto crolla, la mia soggettività, almeno quella, resta in piedi. Ma questa Mossali, è la scommessa dell'amore. La scommessa dell'amore, nella parola amore c'è anche a volte la parola perdono. Però qui leggo una domanda e gliela pongo tale quale nel suo corsivo. Che cosa chiediamo quando chiediamo perdono? Questa è stata una domanda. Delle domande. Cui, questa è stata una delle domande, certamente. Non so se ho risposto a quella domanda, ma ho scelto di
rispondere a quella domanda andando a quello che davvero è stato il mio primo amore nella letteratura, ovvero Sylvia Plath. La mia con Sylvia Plath è una frequentazione lunghissima che parte dall'adolescenza, e in questo testo ho scelto proprio di richiamarmi invece a quello che è stato il grande amore di Sylvia Plath, ovvero Ted Hughes, poeta lui stesso. E quando si studia Sylvia Plath, anche a livello accademico, di solito c'è, no, tradizione vuole che ci si schieri o dalla parte di Sylvia Plath o dalla parte di Ted Hughes, che, no, viene tradizionalmente considerato come, no, marito fedifrago e quindi responsabile della depressione acuta di Sylvia Plath, nonché responsabile della sua morte. Io mi sono posto un po' al di sopra di questa, no, dicotomia, perché a me pare che laddove si osserva Plath e Hughes da un punto di vista letterario, ovvero ci si appella a Plath come poetessa e a Hughes come poeta, queste due personalità siano davvero difficilmente separabili. E mi pare che nel gesto di Ted Hughes, che alla morte di Plath nel 1963 non nomina più il nome della moglie, ma sceglie di riprendere e richiamare in causa Sylvia Plath nella sua ultimissima raccolta di poesie, Lettere di compleanno, viene pubblicata nel gennaio del 98. Hughes sa benissimo di essere malato, sa benissimo che non gli resta molto tempo, e infatti morirà nell'ottobre di quello stesso anno, eppure sceglie di concludere la sua esperienza poetica con Sylvia Plath. A me pare che quella sia una, come dire, mi pare che lì ci sia del perdono, un perdono che è, come no, diceva Derrida, davvero un dono, perché chiedere perdono quando, no, ciò di cui bisogna farsi perdonare rientra nell'ordine dello scusabile è abbastanza facile dopo tutto, no? Laddove invece chiedere perdono in una dimensione come questa, quella della poesia, quella in cui no, Plath ormai non c'è più, non farà più ritorno, eppure Hughes sceglie di dare alla propria storia d'amore, che è poi però una storia poetica, una comunione poetica, con Sylvia Plath sceglie di dare a quella comunione poetica un'altra possibilità, e attraverso le sue parole suggella in un certo senso quel rapporto. Io ho trovato Ted Hughes, che ovviamente io ho guardato attraverso gli occhi, no, della mia Sylvia, ho trovato in quel gesto, e ho trovato che quel gesto parlasse di perdono e di richiesta di perdono, ecco. Ed è una richiesta molto particolare quella di Hughes nei confronti di Sylvia Plath, perché e unirsi a lei nella parola perdono, se non per redimere, scrive lei, perlomeno per alleviare il dolore. Ecco, e qui veniamo al valore della letteratura, proprio come risposta a un dolore. La letteratura può far molto. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Mattia Mossali? Io ce l'ho il libro, visto che sì. Ha citato Sylvia Plath e Ted Hughes, ecco, quali parole ci vuole far ascoltare? Quali parole poetiche? Quelle, ma allora, non sarà facile scegliere, ma forse, come dire, scelgo di citare da questa poesia, una poesia che io analizzo, come dire, nella sua interezza, ma racconta, una poesia non particolarmente nota, perché tra l'altro è inserita in una collezione a latere che viene pubblicata, diciamo, come collezione, oggi diremmo, deluxe di Birthday Letters, ma parla di questo incontro con Sylvia Plath, un incontro ovviamente immaginifico, no? Hughes sta facendo i conti con i propri fantasmi, incontra Sylvia Plath per tre volte, le prime due volte non riesce, diciamo, a parlare con lei, non riesce ad interagire con lei. L'incontro vero e proprio avviene, diciamo così, nella terza strofa. In questa terza strofa Plath affida, come dire, a Ted Hughes un compito, non specifica di quale compito si tratti, però
affida a Hughes un compito, e a me è sembrato che quel compito fosse proprio la stesura di questo canzoniere, un canzoniere che riuscisse a suggellare, no, la loro relazione poetica. E Hughes scrive così: persino nei miei sogni la nostra casa era in rovina, ma all'improvviso, la terza volta, eccoti di nuovo, più giovane di quanto ti avessi mai conosciuta. Tu, come nuova, per metà capriolo selvatico, per metà cosa perfetta, inestimabile, sfaccettata come una gemma di cobalto. Mi venisti alle spalle, alla sprovvista, mentre infilavo un piede nell'acqua del bagno per assaggiarla, e parlasti in tono perentorio, con una voce che sorge a un tratto dal rimbombo di un fiume, pressante, vicina. Questa è l'ultima, questa volta, non venir meno. Ecco, io ho trovato proprio in questa ultima formula, questa è l'ultima, this is the last, ecco, questa mi sembrava essere, come dire, l'ultimatum che Sylvie Plath dà a, no, Hughes Poeta, per dare alla loro storia davvero, no, una conclusione come meritava, perché il loro matrimonio, no, è fallito. Hughes, l'uomo Hughes e la donna Plath hanno fallito, ma in quanto poeti loro non si sono mai lasciati. Questo, di questo sono convinto. E poi c'è questa richiesta finale, questa volta non venir meno, quindi è un impegno importante questo. Sì. Mattia Mossali, in questo viaggio che lei ci fa fare attraverso la parola perdono tra la letteratura e la psicanalisi, chi vince? Letteratura o psicanalisi? Ma ovviamente io non sono uno psicanalista, quindi mi occupo di letteratura, quindi direi che no, la letteratura vince sempre. Ma devo dire che era anche Freud stesso a dirlo, perché Freud diceva: laddove, no, tutto ciò che io non ho detto e tutto ciò di cui io non ho saputo offrire una spiegazione, andate ad interrogare i poeti, lui diceva. E quindi no, a me pare che, come ho detto all'inizio, nella letteratura io abbia trovato delle risposte parziali, delle risposte che forse vanno bene a me e non vanno bene a molti altri, però ecco, mi sembrava che la letteratura fosse in grado davvero, no, di dare degli esempi, di offrire una sorta di fenomenologia, e poi il bello della letteratura è proprio questo costante movimento, no? Un movimento tra un tu ed un io costante, cioè il lettore è costantemente, io come lettore sono costantemente richiamato in quella storia, quindi c'è, no, questo andirivieni dentro e fuori la storia che io trovo estremamente affascinante dalla letteratura. A proposito di letteratura, andiamo a incontrare verso la fine di questa conversazione due straordinari personaggi, Ofelia e Antigone. Ecco, in che modo sono legate? Beh, io mi sono concentrato la mia attenzione soprattutto su Ofelia, perché anche nel caso di Ofelia è un personaggio, come sappiamo, estremamente interessante, però è vero anche che io mi sono estremamente meravigliato quando, durante il lavoro, insomma, di stesura e di ricerca, più leggevo, no, la critica dedicata, i lavori di critica dedicati ad Ofelia, più mi stupivo di come, no, la critica fosse stata, anche devo dire femminista, fosse stata estremamente spietata nei confronti della povera Ofelia, perché il suo gesto, il gesto di questo, no, il suo morire, perché poi non si può nemmeno definire suicidio, si è suicidata, non si è suicidata, Shakespeare è estremamente... Grande mistero, mentre raccoglieva... Sì, Shakespeare, questo, no, in questo
è contenuto anche, no, il genio della scrittura di Shakespeare. Ma insomma, il gesto di Ofelia era considerato un gesto per di più folle, no? Un gesto che, ecco, lì sì davvero c'è la melanconia come, come fallimento del lavoro del lutto, cioè una donna abbandonata da Amleto, non amata da Amleto, oppure pensa di non essere amata da Amleto, e allora, no, pone fine alla sua vita. Ecco, a me sembrava invece che proprio in quel gesto ci fosse un qualcosa di diverso, ma questo è, come diceva lei all'inizio, anche, no, le diverse strade che il perdono può prendere, un perdono che peraltro, ecco, può prendere anche delle strade, ripeto, no, non risolutive o estreme, ecco, anche questo è perdono, no? Laddove il proprio ideale non si confà alla realtà, al simbolico, diremmo in termini psicoanalitici, no? Ecco, anche questo è perdono, e mi pare che Ofelia lo esemplifichi al meglio, cioè laddove lei sceglie di abbandonarsi alle acque non per porre fine alla propria esistenza, ma per poter, diciamo, dar voce ad una donna che fino a quel momento è rimasta sullo sfondo. Le vogliamo ascoltare queste parole, Mattia Mossali, le parole di sua Ofelia mentre si avvicina, cerca di cogliere dei rami di un salice dei fiori per le sue ghirlande, e poi piano piano il fiume riesce a impossessarsi del corpo di Ofelia. Lei cita Adriana Cavarero a proposito, no? Di Ofelia. Lei scrive, Adriana Cavarero, che è un'autentica follia sulla scena, no? Trova la sua maschera femminile, la trova proprio in colei che dalla falsa follia del maschio respinto era stata la causa presunta. Ecco, in questo gioco teatrale di sapiente tessitura, le parole della folle Ofelia finiscono per risultare più sue delle parole dell'Ofelia obbediente. Ecco, e allora ascoltiamo come termina la sua vita Ofelia. Vuole che legga le parole, le parole quelle proprio di Shakespeare. Certo. C'è un salice che cresce storto sul ruscello e specchia le sue foglie canute nella corrente di vetro. Lì ella fece fantastiche ghirlande di ranuncoli, ortiche, margherite e di quei lunghi fiori purpurei a cui gli sceni pastori danno un nome più volgare, ma le nostre caste fanciulle chiamano dita di morto. Lì, sui rami spioventi, arrampicandosi ad appendere le sue coroncine, un maligno ramoscello si spezzò e giù caddero i suoi fioriti trofei e lei stessa nel piangente ruscello. Le vesti si allargarono e come una sirena per un poco tennero su, e in quel mentre cantava passi di vecchie canzoni, come una inconsapevole della sua ora disperata o come una creatura nata e cresciuta in quell'elemento, ma non poteva durare a lungo, e infine i suoi vestiti, pesanti di quanto avevano bevuto, trassero la povera infelice dal suo melodioso canto alla fangosa morte. Vero anche però che queste parole sono le parole che nel testo shakespeariano recita, diciamo, Gertrude, quindi è anche qui è interessante, perché Ofelia nel testo shakespeariano non parla. Ofelia parla, viene o interpellata dagli altri, e allora lì parla, ma solo per rispondere a qualcun altro, oppure sono gli altri a parlare per lei, come, e questo è il caso proprio, diciamo, più esemplare, cioè Gertrude che offre la propria versione della morte di Ofelia. Dove Ofelia invece davvero parla, o meglio canta, proprio lì dove galleggia sulle acque del fiume e viene trasportata dalla corrente. Lì sentiamo veramente la voce di Ofelia, per quanto sia difficile, no, da sentire, da interpretare, ma è lì che lei sta dicendo qualcosa. Storie di perdono è il saggio che abbiamo attraversato, seppure nella brevità di questa conversazione, insieme col suo autore Mattia Mossali, i percorsi tra letteratura e psicanalisi pubblicato da Mimesis. E prima di salutarci, Mattia Mossali, qual è
Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma il libro che mi fa compagnia in questi giorni è Lalla Romano, Nei mari estremi. Io leggo sempre, no, scrittrici donne, e in questo momento mi sto dedicando a un libro di Lalla Romano, Nei mari estremi. Lalla Romano, mai abbastanza conosciuta e mai abbastanza riconosciuta, e quindi in questi mari estremi dove anche qui il tema dell'amore, il tema del lutto, no? Sono dei momenti sì estremi, però sono percorsi che necessariamente sono utili da conoscere anche in quella forma narrativa come questo libro. Assolutamente, assolutamente. Ricordo tra l'altro che Lalla Romano è nata in provincia di Cuneo, mi piace sempre ricordare quel piccolo paese, De Monte, ed è scomparsa a Milano nel 2001, ed è stata scrittrice, giornalista e oltretutto anche poetessa. Grazie davvero Mattia Mossari del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. A risentirci. Arrivederci.